Uno per uno, gli australopiteci provano ad attraversare il fiume. L'acqua non è profonda, solo la corrente crea qualche problema. Lucy invece è incerta. Il pancione rende lenti i suoi movimenti. Ma il resto del gruppo ormai è già dall'altra parte. Alla fine si convince. Questi ominidi sono molto più abili a camminare rispetto agli Orrorin vissuti 3 milioni di anni prima, ma i pericoli di questi ambienti sono gli stessi. Dall'altra parte, il maschio compagno di Lucy la chiama, ma lei esita ancora. Poi l'istinto di gruppo prevale. Lucy ora affronta i flutti. Ma la corrente per lei è troppo forte e la tragedia si compie. Lucy è scomparsa per sempre. Il suo compagno si dispera, ma poi fa come gli altri del gruppo. Abituati alla frequente morte di individui, non si soffermano più di tanto e abbandonano questo luogo così pericoloso. In effetti...